Buongiorno a tutti. Ma sto cercando di vedere che ora se... Non riesco a collegarmi. Va bene, io... ok, ci siamo. Un saluto a tutti, anche per questo secondo video. Vedete che ultimamente faccio di seguito alcuni video, uno in italiano, in cui leggo, commento e analizzo con voi un articolo di altro giornale preso dal mio libro The Real Measures of the Flat Earth, e poi faccio un articolo in cui vado a considerare invece un aspetto un po' più legato alla Bibbia, interpretazione biblica, che ritengo importante nei tempi in cui viviamo, e poi faccio un terzo video in cui o in inglese o in romeno vado a trattare anche qua uno spezzone tratto dal mio libro. In questo modo spero di riuscire a diffondere il più possibile la realtà della Terra piatta. Allora, voglio andare a parlarvi oggi a proposito del falso profeta. Si parla del falso profeta in Rivelazione, capitolo 19, versetto 20. Ve lo leggo. Rivelazione sarebbe il libro di Apocalisse. Apocalisse in greco vuol dire rivelazione, e sto analizzando moltissimo questo libro da quando è scoppiata la questione del Covid, perché ho trovato delle analogie tra quanto successo e alcune profezie, in particolare la profezia di Rivelazione 9 delle locuste che avrebbero divorato e tormentato gli uomini che non hanno il segno di Dio sulla fronte per 5 mesi, e così sembra che stia succedendo o che sia successo. Quindi per un breve periodo di alcuni mesi così è successo, però poi naturalmente la cosa ritornerà, perché c'è la profezia di Gioele, sempre relativa alle locuste, che però parla di questo stesso esercito in un periodo successivo, cioè in un periodo di attacco al popolo di Dio, cosa che invece non viene profetizzato nel primo spezzone di azione di queste locuste. Quindi le locuste agiscono prima per agire contro le persone che non appartengono a Dio, dopodiché le locuste incominciano ad agire contro il popolo di Dio. Queste locuste rappresentano il popolo di Gog di Magog, che agisce contro il popolo di Dio per cacciarlo dall'organizzazione religiosa, qualsiasi organizzazione religiosa. Questo avverrà, non è ancora avvenuto, e ci sarà quindi una battaglia finale tra questo esercito di locuste, cioè Gog di Magog, cioè il re del nord di Daniele capitolo 11, e un altro esercito che è quello che è costituito dal re del sud. E queste fazioni sono fazioni politiche che però hanno ramificazioni. Che però hanno ramificazioni religiose e che entrano quindi negli affari religiosi e bloccano l'adorazione religiosa, così come è successo con il Covid. E vanno quindi a determinare il futuro religioso delle persone. Il falso profeta chi è? Allora, andiamo a leggerci. Abbiamo detto Rivelazione 19:20, qua dice: e la bestia selvaggia fu presa, e con essa il falso profeta che aveva compiuto davanti ad essa segni con cui aveva sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia selvaggia, quelli che rendono adorazione alla sua immagine mentre erano ancora vivi. Furono entrambi scagliati nel lago di fuoco che brucia con zolfo.
Quindi, se voi vi ricordate, nel capitolo 13 di Apocalisse o Rivelazione si parla di questa bestia selvaggia con sette corna, sette teste, 10 corna, che rappresenta il potere politico dominante, quindi gli illuminati, coloro che determinano e tirano le fila del futuro del mondo in cui noi stiamo vivendo e che determinano quindi accadimenti come quello del coronavirus, che io penso chi mi ascolta sia consapevole del fatto che è tutta una messa in scena con lo scopo di operare un reset a livello economico, politico, religioso. Questo perché sono nella mano di Satana, che è stato cacciato in questo periodo dal cielo, e quindi iniziano i guai di Rivelazione 9, quindi guai, guai, guai alla terra, e sono 3 guai. Quindi si parla in questo versetto in particolare del falso profeta, no? Proprio alla fine della Bibbia, e c'è solo questa menzione. In realtà poi nella Bibbia si parla molto di falsi profeti, ma il falso profeta che ha relazione con la bestia selvaggia se ne parla solo in questo versetto. E quindi si è parlato molto nel corso della storia di chi potesse essere questo falso profeta. In realtà, se voi guardate, per come viene descritto, no? La bestia feroce fu presa con essere il falso profeta, che alla sua presenza aveva compiuto i segni con cui aveva sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia. Quindi da qua capiamo chi è. Si tratta della bestia con 2 corna di Rivelazione 13. Perché andando a leggere questi versetti, si vede che questa è al cospetto della bestia selvaggia, quella data dagli Illuminati, e qua dice: vidi un'altra bestia selvaggia scendere dalla terra, aveva 2 corna simili a quella di un agnello, ma parlava come un dragone. Essa esercita tutta l'autorità della prima bestia, quindi sta al suo cospetto, davanti a quella, e fa sì che la terra e quelli che vi dimorino adorino la prima bestia selvaggia. Compie grandi segni, no? Quindi avevamo letto in Rivelazione 19, a proposito del falso profeta, che questo svia gli abitanti della terra. Qua dice: compie grandi segni, così da far perfino scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti al genere umano. L'analogia è quella che troviamo in Matteo capitolo 24, dove Gesù, parlando degli ultimi giorni, cioè i giorni della sua presenza, quando egli sarebbe tornato, ok, la sua parusia, dice che sarebbero sorti falsi cristi. Dice: allora se qualcuno vi dice ecco il Cristo è qui o è là, non credete, poiché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti che faranno grandi segni e prodigi da sviare, se possibile, anche gli eletti. Quindi noi abbiamo che questi falsi cristi che sorgono per sviare anche gli eletti vengono sviati al sesto anno, guardatevi i miei video precedenti, cioè al sesto anno dei 7 anni di tribolazione, e alcuni di essi vengono sviati, coloro che vengono ingannati, e vengono ingannati per opera di questa bestia selvaggia che fa grandi segni, ed è ciò che sta avvenendo, no? Cioè, con il Covid si produce questo disastro sociale e poi arriva il salvatore Trump, il binomio Trump-Putin e poi magari anche la Cina ci mettiamo di mezzo, che attaccano quindi il sistema pro-vaccini, pro-vax, comunque il sistema mainstream in cui siamo cresciuti tutti noi, che è quello della bestia selvaggia, che però è anche quello che si oppone al re del sud, cioè a Trump, e quindi è tutto un gran miscuglio in cui ci vogliono far credere che ci sia una lotta, ma in realtà è tutto uno scontro atto a farci credere che ci sia un salvatore che è arrivato, il Cristo che è arrivato, colui che ci porta via, tira fuori dall'impasse in cui ci troviamo, per esempio con il coronavirus e con i gravi problemi economici che ci saranno, e quindi col reset che verrà prodotto, ci faranno pensare che il Salvatore è arrivato e ha risolto tutto. In realtà sappiamo bene che le cose non stanno così. Infatti, in Tessalonicesi abbiamo letto che quando ci sarà pace e sicurezza, diranno pace e sicurezza, quindi l'inganno. Ecco che un'improvvisa distruzione sarà su di loro, quindi l'improvvisa distruzione sulla falsa religione. Oppure in Ezechiele, capitolo 13, mi pare, dove si dice che questa dichiarazione di pace e sicurezza è una parete
fragile che viene intonacata per renderla bella, renderla appetibile, attraente, però poi in realtà viene colpita dalla grandine, che è proprio la piaga che va a colpire la falsa religione e quindi viene distrutta. Quindi l'inganno, la falsa pace, la falsa sicurezza, dopo un periodo di disastro, disagio, tormento sociale come quello che è stato prodotto, faranno cadere alcuni che effettivamente cadranno nelle grinfie del falso profeta. Quindi il falso profeta è il re del sud e la bestia con due corna che con i suoi tentacoli entra negli affari religiosi e lotta contro Gog di Magog. Anche questa, una fazione politica che entra negli affari religiosi, si combattono per arrivare alla distruzione della fazione del re del nord, Gog di Magog. Distruzione della falsa religione, il falso profeta, cioè il re del sud, nonostante venga descritto in Ezechiele al capitolo 38 come fratello di Gog di Magog, non arriva alla distruzione assieme a Gog di Magog, ma viene distrutto dopo e viene distrutto, come abbiamo visto, in un'azione successiva dopo il rapimento degli eletti. E questo avviene con la distruzione delle nazioni stesse, della bestia selvaggia, cioè degli illuminati, di coloro che hanno tratto le file e poi alla fine anche il dragone, Satana, il diavolo, viene legato per 1000 anni, gettato nell'abisso affinché non possa fare danni per un periodo limitato di tempo, cioè per il millennio, il governo millenario di Gesù Cristo. Alla fine ci sarà. Ci sarà poi il giudizio finale di coloro che sono stati risuscitati in questo periodo. Va bene, io concludo qua, vi ringrazio perché continuate a seguire i miei video. Un saluto a tutti, ciao.